Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui per parlare della mia personale esperienza su Final Fantasy XVI. Voglio definirla un po' come recensione, anche se sappiamo benissimo tutti quanti che le recensioni sono per l'appunto opinioni personali che si esprimono su un determinato titolo e che quindi non esiste la recensione definitiva e la recensione assoluta. Sono tutte opinioni che possono essere più o meno apprezzate e quindi spero che anche la mia possa essere in un qualche modo ascoltata, apprezzata o contestata, dove ovviamente ne potete tenere assolutamente conto. Detto ciò, che cos'è Final Fantasy XVI? Final Fantasy XVI è il titolo che per gli amanti della saga è stato abbastanza criticato e ha comunque diviso le acque. E ovviamente la possibilità di dividere le acque crea discussione. Crea discussione perché ovviamente ci sono al solito i puristi che si definiscono tali e che quindi hanno rinnegato a prescindere l'opera, e chi ovviamente con una mente un po' più aperta, mettiamola così, ha deciso comunque di giocare, vedere effettivamente quello che è il nuovo, diciamo, brand della saga di Final Fantasy e apprezzarne tutto ciò che c'era da apprezzarne. E oggi io sono qui appunto per dirvi quello che io personalmente ho provato e quello che penso personalmente parlando di questo titolo. Partiamo dal dire cos'è Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI è un gioco di ruolo prevalentemente RPG con meccaniche action, in questo caso sviluppato e pubblicato dalla holding di Square Enix. In questo caso abbiamo l'uscita che è stata annunciata ufficialmente il 22 giugno del 2023 su console PlayStation 5 in esclusiva, ma non tarderà ad arrivare anche sulla versione PC. Il gioco viene presentato come non un open world, ma come una, diciamo, come un'unione di macro sezioni che possono essere aperti ed esplorati con i nostri protagonisti di gioco. Il sistema di combattimento è basato interamente sullo stile action, non abbiamo più turni, ATB e qualsiasi altra roba che solitamente si riconduceva alla saga di Final Fantasy, ma con questo titolo abbiamo una piccola rivoluzione in casa dove viene inserita la meccanica pura action, che coinvolgono sia attacchi corpo a corpo e che coinvolgono anche attacchi di tipo magico, quindi con l'utilizzo della magia. Ci sono ovviamente anche funzionalità che sono rimaste invariate nella saga di Final Fantasy, come per esempio la possibilità di poter cavalcare i chocobo, che non mancano mai nella saga di Final Fantasy, e ovviamente in questo caso gli Eikon o le Summon, in base a come siamo abituati a chiamarli, che in questo titolo più che in altri svolgono un ruolo centrale anche per quanto riguarda la trama. A proposito di trama, che cosa possiamo dire del gioco? La trama è abbastanza articolata, ma non vi preoccupate perché vi faccio un piccolo riassunto e ovviamente senza fare spoiler, perché tutto questo video sarà interamente non spoiler, vi darà comunque un'impressione generale del titolo. Final Fantasy XVI è ambientato nel mondo immaginario, o comunque nel mondo fantasy di Valistea, diviso tra diverse nazioni, se può essere appunto chiamato in questo modo, anche se probabilmente il modo più corretto è chiamarle fazioni, di cui abbiamo il Sacro Impero di Sunbreak, il Regno di Walud, la Repubblica Dalmechiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Ci ritroviamo appunto in un mondo che in questo caso è infestato da una piaga, così come viene appunto definita all'interno del gioco, e che viene tenuta a bada da quelli che sono i cristalli madre. Cristalli madre che hanno una funzione molto precisa e molto specifica che viene approfondita man mano che si va avanti nel gioco. Parte centrale della trama sono senza ombra di dubbio gli Eikon. Eikon che in questo caso, a differenza delle altre saghe o comunque degli altri capitoli di Final Fantasy, sono in questo caso delle creature o comunque dei mostri che possono essere evocati e controllati da delle persone che vengono chiamate dominanti. Questi dominanti hanno un potere che non è soltanto quello ovviamente di manifestare l'Eikon, ma prendono potere anche dal punto di vista politico e sociale.
Il protagonista della nostra storia è Clive Rosfield, il figlio primogenito dell'arciduca, ovviamente del granducato in questo caso di Rosaria, che viaggia e parte alla volta della vendetta nei confronti di un secondo Aegon di fuoco di nome Ifrit, che a quanto pare viene presentato come oscuro, quindi come un Aegon oscuro di nome Ifrit. Ovviamente il viaggio sarà contornato da co-protagonisti che affiancheranno il nostro Clive Rosfield e che ci consentiranno di avere un aiuto dal punto di vista strategico delle battaglie e un aiuto dal punto di vista morale come personaggi che non combattono ma che comunque resteranno al nostro fianco fino alla fine dei tempi. Per quanto riguarda invece le cose che bisogna analizzare di questo titolo sono diverse e io direi di cominciare dalla storia. La storia di Final Fantasy XVI, a mio avviso, è estremamente ricca di dettagli, molto bella, calzante, interessante e matura. Non bisogna sottolineare il fatto che stiamo parlando di un titolo PEGI 18 e il titolo PEGI 18 viene comunque associato a dei giochi estremamente violenti, crudi e che presentano anche dei linguaggi non propriamente appropriati. Questo è il caso di Final Fantasy XVI. Ci sono scene abbastanza forti, ci sono momenti abbastanza forti, parole, parolacce, imprecazioni, eccetera, eccetera. Non si era quasi mai visto che un Final Fantasy potesse appunto portare il PEGI 18 sulle proprie spalle, ed è questo che secondo me segnala anche una maturazione dal punto di vista generalizzato della saga di Final Fantasy, quindi non soffermarsi più su quello che può essere il titoletto per bambini o la storia raccontata per bambini, ma analizzare un vero e proprio film, serie TV o che comunque sia possa effettivamente rivelarsi come tale. Sono d'accordo con alcuni che hanno criticato molto le sequenze cinematografiche che si intervallano con il giocato vero e proprio, che sono più ritmo calzante di un MMORPG che di un RPG single player. Su questo posso effettivamente essere d'accordo, anche se a me tutto sommato non mi è dispiaciuto. Avere la possibilità di poter vedere i filmati e avere la possibilità di poter capire meglio la storia tramite i filmati mi ha aiutato non poco anche a incentrare bene gli eventi e soprattutto i nomi dei personaggi, che vi posso garantire essere veramente veramente tanti. Per quanto riguarda invece il sistema di combattimento, posso dire che io l'ho trovato estremamente divertente, molto vario. Bisogna prendere l'abitudine per riuscire ad avere una competenza tecnica tale da soddisfare determinati requisiti, soprattutto per quanto riguarda altre funzionalità di gioco secondarie che si potranno esplorare quando si vuole all'interno del proprio viaggio, ma tutto sommato all'interno della storia o comunque di tutto il progresso del gameplay e della storyline non presenta troppa difficoltà. È possibile giocare come meglio si crede ed è anche per questo che comunque si è facilitato il tutto anche tramite le varie difficoltà. Difficoltà storia, difficoltà azione, che consentono anche ai giocatori meno avvezzi a questa tipologia di titolo di potersi divertire e potersi godere la storia, che è la parte centrale ovviamente di questo titolo. Molti hanno criticato il combattimento definendolo appunto molto simile alla Devil May Cry, definendolo troppo tecnico, definendolo anche monotasto, ho sentito addirittura gente che lo definiva monotasto, cosa che ovviamente non è assolutamente vera, almeno per me. La possibilità di combinazioni tra vari icon, tra le varie abilità e la possibilità di poter effettuare delle combo, non dico infinite ma quasi, rende il tutto estremamente stylish, che effettivamente potrebbe essere per l'appunto un titolo più avvezzo alla saga di Devil May Cry, ma in questo caso si parla forse un po' di più di similitudini con quello che ho visto su Nier o comunque Nier Automata, Nier Replicant, soprattutto la remaster, che presentano appunto uno stile di combattimento molto action e che consente appunto di sfruttare diverse metodologie di attacchi per finire in nostri avversari, come l'atterramento, la possibilità di poter sollevare i nostri nemici e soprattutto una meccanica fondamentale che a me è piaciuta tanto, ovvero quella del parry, che si può effettivamente fare anche all'interno di un Final Fantasy. Quindi per me avere un parry già all'interno di Final Fantasy è praticamente un sogno che si avvera. Per quanto riguarda invece determinate meccaniche presenti all'interno del gioco, abbiamo le meccaniche, appunto come vi stavo sottolineando prima, di poter concatenare i vari icon tra di loro,
per ovviamente masterare le abilità e quindi rendere il tutto decisamente più fluente dal punto di vista action. Le meccaniche ovviamente del Chocobo che non mancano per potersi spostare più velocemente, meccaniche che comunque presentano il gioco in modo tale da renderlo il più puro stile action possibile senza in un qualche modo inquinare altri generi dello stesso tipo. Ho trovato qualche similitudine anche con Forspoken, anche se effettivamente io Forspoken non l'ho giocato, ma il fatto di poter cambiare gli icon e poter gestire le abilità degli icon in, diciamo, in questo modo a incastro, chiamiamolo così, mi ha ricordato molto anche quello che ho visto su Forspoken. Esistono ovviamente anche meccaniche secondarie o feature in questo caso di gioco secondarie come le cacce, che in realtà mi hanno deluso tantissimo all'interno del gioco, perché mi aspettavo un qualcosa di un po' più complesso, invece tutto viene comunque quasi reso ridicolo da un certo punto di vista, perché le taglie sono estremamente semplici. Non so se effettivamente cambia qualcosa nella difficoltà Final Fantasy, che sarà sicuramente il palcoscenico principale per valutare bene questo titolo. Inoltre, difficoltà Final Fantasy che si sblocca dopo aver completato il gioco per la prima volta e che era che inizialmente era la difficoltà prestabilita per il titolo in uscita, solo che poi è stata modificata ed è stata inserita come tecnica bonus per il New Game Plus. Quindi se avete avuto difficoltà per quanto riguarda il gioco, ritenetevi fortunati. Una cosa che invece purtroppo non ci siamo ancora all'interno di questo di queste tipologie di gioco sono le side quest. Le side quest dalla prima fino praticamente all'ultima sono per lo più sempre la stessa identica cosa: parla con Tizio, parla con Caio, porta l'oggetto X, porta l'oggetto Y, fai questo, fai quello. Quindi sempre gli stessi incarichi, sempre le stesse robe, molto molto noiose. C'è da dire che però in questo caso, soprattutto su Final Fantasy XVI, gli sviluppatori sono stati molto intelligenti perché hanno contestualizzato tutto, quindi ci sono delle side quest che vi forniranno anche pezzettini di lore che sono importanti e altre side quest che vi permetteranno comunque di approfondire a qualche personaggio, di poter approfondire anche un pochettino la storia in generale di determinate zone di gioco. E quindi la fortuna vuole che in questo caso le side quest siano leggermente più interessanti dal punto di vista di trama che dal punto di vista di gameplay, che ovviamente risulta essere sempre molto deboli, sempre molto scarse e prive di qualsiasi originalità. Per quanto riguarda invece il gioco nel suo complesso, devo dire che mi sono veramente divertito. È stato un viaggio sicuramente che rifarò, perché appunto rigiocherò il tutto in difficoltà Final Fantasy. Ho già provato anche la difficoltà Final Fantasy e devo ammettere che le modifiche che già ho visto già subito dalle prime ore di gioco sono estremamente interessanti. Bisogna capire fino a che punto si può spingere il baricentro di questo titolo e renderlo effettivamente competitivo tra virgolette dal punto di vista di meccaniche action, e quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova con tutto questo bel palinsesto. Se dovessi effettivamente dare un voto, potrei essere d'accordo con la maggior parte della critica, che è sicuramente il voto che va dall'8/8.5, anche perché il gioco purtroppo non ha rispettato alcune delle sue promesse. Hanno promesso un titolo che sarebbe stato, ai miei occhi e penso anche agli occhi di qualcun altro, un qualcosa che non si era mai visto, mentre invece comunque bisogna ammettere che dal punto di vista della fotografia, della regia e tutto il resto siamo a dei livelli veramente alti. Ho visto delle scene, delle battaglie e soprattutto anche delle host, quindi il comparto sonoro, che non deve essere mai sottovalutato in un titolo del genere, a livelli veramente veramente alti. Quindi da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto. Ciò che magari non mi ha reso effettivamente soddisfatto al 100% è che comunque questo non è esattamente un titolo rivoluzionario, è comunque un titolo sopra la media che sicuramente riporterà il nome di Final Fantasy in alto dopo, almeno a mio avviso, i disastri fallimentari dal 13 in poi, che hanno macchiato effettivamente la saga di Final Fantasy e che adesso finalmente può tornare a respirare dell'aria pura e può effettivamente riaffermarsi come Final Fantasy. Detto ciò, non credo di avere altro da aggiungere. Devo ammettere che
Mi sarei aspettato forse qualcosina di più, ma quella probabilmente è una mia delusione personale. Il gioco dura veramente tanto, soprattutto con la storia principale, e poi se si fanno anche le, diciamo, le cose secondarie, ruba veramente un bel po' di tempo. Per cui ci sarà tanto da giocare, tanto da guardare, tanto da analizzare, e soprattutto, cosa molto fondamentale, una delle cose che posso inserire tra le meccaniche che ho apprezzato veramente veramente tanto è la possibilità di poter avere delle vere e proprie mappe concettuali che non solo vi consentiranno di capire meglio la trama, ma che vi consentiranno anche di monitorare passo dopo passo tutti gli avvenimenti e tutti i legami dei personaggi presenti all'interno del gioco. Quindi questa è una cosa che, per chi come me è un appassionato di lore ed è un appassionato in generale anche di storia, in questo caso per quanto riguarda il gioco, saprà sicuramente apprezzare e saprà sicuramente utilizzare al meglio. Detto ciò, non ho nient'altro da aggiungere. Vi auguro di poter giocare Final Fantasy XVI il prima possibile, e se non potete farlo, c'è già il mio gameplay completo che esce ogni giorno alle ore 17 qui sul mio canale YouTube. E per quanto riguarda il resto, viva Final Fantasy, viva i giocatori di ruolo, e come sempre, pace e amore. Bye bye!